Uccide quattro persone e si spara al volto. È accaduto questa notte, domenica 11 aprile, a Rivarolo Canavese, al quinto piano di uno stabile di Corso Italia. I carabinieri della compagnia di Ivrea, intorno alle 3 e un quarto, hanno trovato in un'abitazione quattro persone decedute, all'incirca dall'ora di cena, con colpi di arma da fuoco, esplosi da un inquilino pensionato di 83 anni, Renzo Tarabella, che durante le fasi di accesso dei carabinieri con i vigili del fuoco dal balcone si è sparato al volto, rimanendo gravemente ferito. L'uomo ha ucciso con una pistola semiautomatica la moglie Roberta Valovatto di 79 anni e il figlio Wilson di 51 anni e due vicini pensionati, Osvaldo Di Ghera, 74 anni, e la moglie Liliana Edenperger, 70 anni. Secondo una prima ricostruzione, pare che la coppia residente al sesto piano stesse rientrando a casa e al vaglio degli investigatori come e perché li abbia fatti entrare in casa e il movente del gesto. In serata la figlia della coppia, non riuscendo a contattare i genitori, si è preoccupata. È andata a casa, non li ha trovati e ha allertato le forze dell'ordine. Sono quindi iniziate le ricerche. I carabinieri hanno suonato a tutti i residenti dello stabile e solo dall'alloggio di Tarabella non hanno ricevuto risposta. Quindi, con l'ausilio dei vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato i cadaveri. Mentre entravano, l'uomo si è sparato. Soccorso al 118 e ora ricoverato a San Giovanni Bosco in prognosi riservata, piantonato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Torino, che insieme al medico legale nominato dalla Procura di Ivrea hanno effettuato i rilievi nell'appartamento. Sono ora in corso le indagini per risalire al movente del pluriomicidio.